Buongiorno Daniele. Ciao, buongiorno. Come stai? Bene, bene. Allora, cominciamo questa chiacchierata su Instagram. Ovviamente ti do il benvenuto nella nostra rubrica Intervistagram. La Grazie. cominciamo un po' con l'Avellino, sai? Cominciamo con le cose di casa. Ti dico Avellino perché nel girone C ci sono tante altre piazze importantissime come il Bari, il Catanzaro, il Catania. Ci sarà Catania Avellino domenica. Quindi non voglio andare nello specifico della squadra di Braglia perché lo facciamo tutti i giorni, ma con te vorrei capire un po' che effetto fa vedere queste piazze nel girone C di Lega Pro, vederle sfidarsi tra l'altro, perché domenica non c'è solo Catania-Avellino, ma c'è anche Catanzaro-Bari, che oltre ad essere. Tra l'altro la racconterò io su Sky. Ah, quindi vedi? Vedi? No, non volendo abbiamo dato anche questa chicca. Beh, insomma, che effetto ti fa Catanzaro-Bari, Catania-Avellino, con la Ternana che è in Lega Pro, con una piazza come Palermo che si trovano addirittura in difficoltà, c'è il Foggia, insomma, un girone C, per non parlare poi degli altri, davvero di spicco. Ma sai, ti ricordi che una volta si diceva che, non so, la serie B per la nobiltà delle partecipanti assomigliasse ad una A e la chiamavano A2, così come la serie C, secondo me, per il lignaggio, l'aristocrazia delle sue squadre può essere in qualche modo assimilabile a una serie B, anche per livello tecnico. Sono piazze che conosco bene, so soprattutto, io poi sono abruzzese, quindi di fatto meridionale, so quanto soprattutto le piazze meridionali possono essere molto calde, molto appassionate nei confronti delle squadre di calcio, anche se questo sembra un discorso un po' fuori dal tempo in questo contesto, se è vero che la piazza non sta partecipando poi alle vicende della squadra, almeno in maniera diretta, almeno allo stadio. Fa una certa sensazione perché è chiaro che queste poi sono tutte città in cui sono stato tante volte, in cui ho toccato da vicino il calore appunto di tifoserie come quella del Bari, del Palermo, dell'Avellino, eccetera, eccetera. Diciamo che aggiungono sicuramente valore al campionato di Serie C. Poi è chiaro che quando sei in campo, lo dico con tutto il rispetto del mondo, il Bari vale la Paganese, eccetera, eccetera, nel senso che poi quando sei in campo la partita la devi giocare, te la devi sudare e lì poi sai il blasone conta fino ad un certo punto. Ricordavi le difficoltà del Palermo, le difficoltà del Bari, avere alle spalle una grande tradizione o anche una società importante, questo non ti dà in automatico il via per la promozione. Quindi il campionato è tosto, è molto, molto impegnativo ed è molto affascinante. Ecco, Daniele, che cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa, secondo te? Insomma, viviamo, con tutto il rispetto del mondo, una Serie A dove il Chievo ha fatto tantissimi anni, c'è il Sassuolo, il Crotone, il Benevento, mentre appunto queste piazze abituate ai grandi palcoscenici si ritrovano in Serie C. È cambiato qualcosa o è solamente il corso degli eventi? Insomma, accadeva anche tanti anni fa, che magari le grandi scivolavano un po' e quelle un po' più anonime, che erano state anonime fino a quel momento, poi salissero alla ribalta. No, non è cambiato molto in termini di movimento, no? Tra un campionato e l'altro, questa sorta di osmosi che permette o costringe le squadre anche importanti a scendere magari di categoria. Evidentemente il Sassuolo, così come anche il Benevento, cito due squadre che hai appena citato tu, sono squadre che sono state capaci di strutturarsi in un certo modo. Il Sassuolo soprattutto, il Benevento ci sta provando per poter resistere e per potersi stabilizzare in Serie A. Le altre società di cui abbiamo già raccontato hanno avuto invece travagli societari molto, molto grossi, molto importanti, con fallimenti, con ristrutturazioni. E quindi ci sta che piazze importanti come Palermo o Bari possano ridiscendere addirittura fino alla Serie D per poi cercare di risalire. Il calcio oggi è un movimento sempre più ricco, ma allo stesso tempo sempre più in crisi. Il Covid Sì. sta dando mazzate forti a tutto il movimento e quindi adesso è veramente difficile poi provare anche a riorganizzarsi in modo tale da avere subito una chance per tornare in alto. Se hai la fortuna, il merito e la capacità
di dotarti di un buon allenatore che conosce magari il campionato, di una buona squadra, ma lì poi entriamo, sai, nel solito campo delle alchimie. Vincere un campionato è un'alchimia sempre abbastanza particolare. Puoi avere sull'album delle figurine i giocatori migliori e non riuscirci, puoi avere una squadra magari con meno spessore sulla carta e invece farcela. È quello che ha fatto Braglia col Cosenza alla Juve Stabia, no? Si è qualificato ai playoff da quinto in classifica e poi è andato a vincerli. Fai il nome di un allenatore che è bravo, cioè che conosce questo campionato, che l'ha vinto tante volte. Anche il lavoro che sta facendo quest'anno ad Avellino mi sembra un lavoro di grande rilievo. Sì. Ecco, con Braglia, secondo me, una squadra quando lo ingaggia già parte con un mezzo metro di vantaggio, nel senso poi magari non vince, poi magari non arriva fino in fondo, poi subentrano sfortuna, infortuni, tante situazioni, però Braglia insomma ormai ha l'etichetta dello specialista. Eh sì, con un Avellino che si trova più 7 sul Bari dopo essere stato a meno 7 dal Bari, secondo te cos'è che non funziona nella piazza pugliese? Perché qualcosina, insomma, diciamocelo, ci deve essere per forza, con l'ingaggio di Carrera che inizialmente aveva portato qualche vittoria, poi, insomma, anche con le piccole in casa fa molta fatica. Ma guarda, è veramente complicato rispondere, proprio perché te lo dicevo prima, è difficile capire cosa possa funzionare o cosa possa non funzionare in una squadra. Il Bari ha tutto per poter far bene, ha una società solidissima, in questo momento non ha pubblico, ma comunque avrebbe anche un potenziale straordinario sotto questo punto di vista. Ha dei giocatori, io ho già fatto telecronaca del Bari quest'anno 2 o 3 volte e appunto tornerò a commentarlo domenica con il Catanzaro. Ha giocatori che a scorrere la loro anagrafe calcistica è tutta gente che ha fatto la Serie B o addirittura la Serie A, cioè il Bari poi va a gennaio e si rinforza portando in biancorosso il miglior marcatore del girone, cioè Cianci. Quindi Cianci. È una squadra di assoluto rilievo. Vai a capire perché non stia funzionando. Non ci è riuscito l'allenatore precedente, non ci sta riuscendo neanche Carrera. Non lo so. Ma secondo te Daniele, dentro quello spogliatoio per capire. Secondo te Carrera, no? Che comunque ha fatto gavetta, diciamo, nella Juventus, però di Conte, ha vinto tanto, ha vinto nello Spartak Mosca. Secondo te può essere un allenatore un po' più da piani alti, diciamo, piuttosto che la Serie C, perché è una realtà molto complicata, cioè calarsi nel campionato di C, se non l'hai mai fatto da allenatore, può essere uno svantaggio, almeno inizialmente? Ma potrebbe esserlo. Prima si parlava di Braglia, che ormai è diventato uno specialista a queste latitudini, cioè uno che piglia una squadra di Serie C e o la fa vincere o comunque la fa rendere bene. Carrera evidentemente sta pagando anche lo scotto del noviziato, cioè è arrivato da una realtà completamente diversa, allenava in Russia, poi in Grecia. La Serie C è un campionato difficile. Poi mi dirai che il calcio è più o meno uguale a tutti i livelli, più o meno. Però insomma è chiaro che in questo momento, se vogliamo restare in casa Avellino, al di là dei punti che sta esprimendo, è chiaro che Braglia ha un bagaglio di esperienza in più rispetto ad un Carrera. Senti, a proposito di calcio, no? Saliamo un pochino, per quanto riguarda l'Europa invece, cosa paga l'Italia? Eliminazioni, vabbè, insomma, la Lazio col Bayern era prevedibile, ha detto Simone Inzaghi addirittura è ingiocabile per noi il Bayern, però insomma la Juventus che esce così col Porto dopo essere uscita col Lione, con l'Ajax, fuori tutte, insomma, l'Inter ancora prima, cosa sta pagando l'Italia secondo te rispetto alle altre europee, che poi tra l'altro, perdonami, e concludo, il Real e il Barcellona non mi sembrano neanche le grandissime di qualche anno fa. Guarda, questo è un dibattito che si apre ai noi italiani puntualmente ogni primavera, quando tutte le nostre squadre più o meno escono. Adesso ci è rimasta soltanto la Roma e fa un po' male vedere che tutta la pattuglia italiana sia uscita così in blocco tra gironi e adesso fase a eliminazione diretta.
L'altra sera ascoltavo chiaramente con molta attenzione lo studio fatto da noi a Sky, dove fior di campioni, fior di esperti come Capello, Costa Curta, hanno dato la loro idea. Io sono sostanzialmente d'accordo. Il nostro è un calcio forse ancora poco capace di rinnovarsi a certi livelli sotto il profilo tecnico, tattico e atletico. Atletico perché gli altri corrono di più, perché gli altri hanno delle marce diverse nei momenti particolari della stagione, ma qui andrebbe fatto un discorso molto più ampio che ci porterebbe a mezzanotte, forse anche oltre, e quindi bisognerebbe forse ripensare alle scuole calcio, al modo in cui viene insegnato il calcio in Italia. Siamo stati per troppi anni legati a questa benedetta, maledetta tattica, tutti soldatini sin dalle scuole calcio, quando invece forse bisognerebbe tornare a insegnare ai ragazzi come fare un dribbling, come fare un tunnel, come palleggiare, al di là dei doni che ci dà madre natura. È un discorso molto, molto difficile, bisognerebbe ristrutturare e ripensare il calcio italiano sotto tanti punti di vista. Poi però il paradosso è che la nostra nazionale è una nazionale che esprime una bella gioventù, è una nazionale che ci dà delle belle prospettive, è una nazionale che ci dà delle belle speranze per i prossimi europei. E l'altro paradosso è che comunque le squadre italiane sono ormai infarcite di giocatori stranieri e tanti di loro hanno una clamorosa esperienza internazionale. Perché poi, non arrivando in Italia, non funzioni? No, questo è un bel punto interrogativo. Eh sì. Senti, il tema del momento è CR7, resta, va via, è più conveniente mandarlo via, magari recuperare qualcosina? Insomma, secondo te cosa dovrebbe fare la Juventus con un giocatore che secondo me è indiscutibile per quanto riguarda il giocatore, però forse nei piani della Juventus qualcosina è andato storto, no? Perché si puntava alla Champions. Domande facili stamattina. Sì. Io credo che Cristiano Ronaldo sia stato, credo, insomma, è un po' lampante che Cristiano Ronaldo sia stato portato in Italia dalla Juventus per tentare appunto quel famoso salto di qualità di cui si parlava prima. Cioè, prendi una squadra che con Allegri ha raggiunto due volte la finale di Champions League senza riuscire a vincerla, metti in questo tessuto il numero uno o uno dei due numeri uno al mondo, se si può parlare di due numeri uno, perché l'altro è chiaramente Messi, e quindi questa associazione mi dovrebbe portare a vincere la Champions League. Con Cristiano Ronaldo questa cosa non è riuscita alla Juventus. È vero che Ronaldo non può da solo vincere le partite, ma diciamo che nel corso della sua carriera parecchio ha aiutato il Real Madrid, ad esempio, in Spagna e in Europa a vincere tanti trofei. Quindi sotto questo punto di vista l'operazione non è andata a buon fine. Adesso rinunciare a Cristiano Ronaldo secondo me si può anche fare, anche perché ho l'impressione che lui abbia a questo punto una voglia abbastanza forte di tornare in Spagna e i segnali che stanno arrivando ci portano in quella direzione. Il Real Madrid lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Diciamo che la Juventus, pur facendo un investimento straordinario e pur ricevendo straordinariamente dei ritorni a livello tecnico in Italia, a livello commerciale, a livello d'immagine, io credo che possa anche, perché no, aprire una pagina diversa, senza che sia normale. Te ne faccio un'altra, siamo praticamente in conclusione. Allora, gli eredi, visto che siamo nel tema di Ronaldo e Messi, sembrano, perché poi è tutto ancora da dimostrare negli anni, Mbappé e Haaland. Però ti chiedo, secondo te, con il tramonto di Messi e Ronaldo, si tornerà all'epoca dove ci sono tanti campioni, come lo era prima, o Haaland e Mbappé sono, secondo te, gli eredi designati di due mostri sacri come Messi e Ronaldo? Ma sono due grandi giocatori. Io faccio ancora un po', sono non due grandi, due straordinari giocatori. Faccio un po' fatica a metterli ancora a quel livello. Cioè, secondo me Messi è stato
e continua ad essere ancora l'erede vero di Maradona, che almeno per quelli della mia generazione è il giocatore migliore in assoluto. Cristiano Ronaldo, ne abbiamo parlato un miliardo di volte, è un giocatore formidabile con caratteristiche diverse. Messi è stato baciato dalla sorte, dalla natura, dal destino per delle qualità tecniche uniche. Cristiano Ronaldo, senza queste qualità tecniche, è stato comunque capace di vincere quello che ha vinto e di fare quello che ha fatto, cose pazzesche. Sono, ecco, due numeri uno diversi, ma accostabili. Mbappé e Haaland, che sono ancora molto giovani, hanno ancora anni per potersi completare. Non so se hanno la stessa capacità di arrivare a quei livelli. Di sicuro Mbappé ha più estro, ha più tecnica individuale, poi è veloce, è un meraviglioso giocatore. Haaland è un cannibale dell'area di rigore, io l'ho visto giocare, ho commentato alcune sue partite, ha una forza, una voglia, quando arriva davanti alla porta avversaria, una cosa incredibile, cioè è uno destinato a segnare veramente centinaia di gol nella sua carriera. Poi, se insieme a questi due ce ne saranno altri, non lo so, sai, la natura sceglie di suo, fa il suo corso, sì. Intanto pizzica dal mazzo uno e dice vai, sei destinato a fare la differenza. Di sicuro in questo momento nel panorama europeo i due che hai citato mi sembrano abbastanza lontani ancora da Messi e da Ronaldo, ma gli altri dietro di loro sono molto lontani da loro stessi. Eh sì, tra l'altro Haaland, qui poi bisognerebbe aprire una grossa parentesi, sembrava essere vicino alla Juventus qualche anno fa, che però l'avrebbe diroppato nell'Under 23. Giovane, la storia del calcio è piena di questi esempi, quando sei molto giovane magari non sei ancora formato, non sei ancora sì. Ben strutturato e mentalmente, tecnicamente, poi magari una società non riesce a valutarti bene come poi sarebbe stato possibile farlo negli anni più là, però è andata così. Daniele, ci lasciamo con un tuo consiglio, perché noi ad Intervistagram abbiamo avuto qualche settimana fa anche Italo Cucci e gli ho chiesto personalmente il segreto, insomma, per diventare un bravo giornalista sportivo, visto che ci sono tantissimi ragazzi che seguono questo sogno. Il tuo consiglio qual è? Italo Cucci ci ha detto lavoro, 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 perché oggi Gavetta non se ne fa praticamente più. È una domanda che mi hanno fatto tantissime volte e anch'io, come il grande Cucci, posso risponderti lavoro, 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 ma soprattutto studio, studio, studio. Questo è un mestiere per il quale c'è bisogno di studiare e avere voglia di studiare sempre, continuamente. Lo dico anche abbastanza banalmente, leggere tantissimo, perché ti allarga la testa, perché ti allarga il vocabolario, perché il nostro è un mestiere di parole scritte o, come in questo caso, pronunciate. Sì. Leggere, scrivere, ascoltare molto e studiare, prepararsi sempre, prepararsi tanto, avere questa fame, questa curiosità. Io leggo tutti i giorni alla mattina, leggo tutti i giorni la sera, leggo qualsiasi cosa, leggo da una pagina di un giornale, leggo la cronaca, lo sport, il gossip, un po' di economia, perché credo che poi tutto questo mi torni utile durante una telecronaca per scrivere un pezzo. Poi è chiaro, bisogna indirizzarsi su dei percorsi definiti, quindi magari fare un corso di giornalismo, ce ne sono anche universitari. Io ho cominciato in una TV di Pescara facendo la classica gavetta, appunto, quindi la radio locale, la TV locale, il giornalino locale. I modi per arrivare ci sono e sono tanti, anche se è un mercato abbastanza difficile in questo momento. E poi chiaramente, come in tutti i mestieri, come in tutti gli aspetti della vita, ci vuole anche un po' di fortuna e bisogna sperare che il treno
giusto passi e tu sia al binario giusto per poterci salire. A qualcuno è riuscito facilmente, a qualcuno meno facilmente, però alla base ci deve essere sempre questa grande voglia, questa grande fame, questa grande passione per lo studio, perché senza leggere, studiare, non credo si vada molto lontano. Grazie mille a Daniele Barone, giornalista di Sky Sport. Piacevolissima questa chiacchierata, la definisco la chiacchierata. Non mi piace l'intervista in questo, anche se ti ho fatto qualche domandina un po' così, come dici tu. Però se non le faccio a Daniele Barone di Sky Sport, a chi le devo fare? Grazie. Grazie a te. Grazie mille, Daniele. Ciao, ciao.